Buonasera a tutti, benvenuti al gran ballo delle debuttanti. Ci possiamo accomodare. Buonasera e benvenuti nel Palazzo Ducale di Modena, che dal 1860 accoglie l'Accademia Militare, istituto deputato alla formazione degli allievi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Questa sera avrò l'onore e il piacere di tenervi compagnia scandendo quelli che saranno i vari momenti che allieteranno questa splendida serata di gala. Lasciatemi dire che questo è un MacP particolare. Tutti quanti noi lo sappiamo, potremmo quasi definirlo un MacP della ripartenza, dopo 2 anni davvero difficili, segnati dalla pandemia. Un momento attesissimo di incontro fra gli allievi e i genitori che proprio a causa del Covid-19 non hanno potuto vedere prima d'ora l'Accademia Militare di Modena. Un momento di festa da dedicare proprio a tutti quanti voi, che corona tutti i sacrifici e le difficoltà che avete dovuto vivere in questo periodo così intenso. Facciamoci un applauso! Un periodo, fra l'altro, che ha visto le Forze Armate sempre in prima linea a supporto della popolazione e delle istituzioni nazionali, sempre con grande professionalità e ammirevole impegno, fin dalle prime fasi dell'emergenza. Ma questo MacP 100 avviene in un'altra data particolare per il nostro territorio. 20 maggio, una data che per tutti quanti siano qui in Emilia-Romagna significa tanto, il decennale del sisma 2012. Oggi appunto ricorre il decennale della prima scossa di terremoto che devastò buona parte della nostra regione e anche della Bassa Modenese, e che proprio questa mattina ha portato fra Medolla e fino all'Emilia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un particolare ringraziamento va al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino, la cui presenza è motivo di sentita riconoscenza da parte degli allievi del 202° Corso Onore. Ma ora invito subito a salire qui con me in pedana il padrone di casa, il comandante dell'Accademia Militare di Modena, Generale di Divisione, Davide Scalabrì. Grazie. Buonasera e benvenuti a Palazzo Ducale, come è stato detto, sede dell'Accademia Militare per la serata di gala del MacP 100 del 202° Corso Onore. Saluto il signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale del Corpo d'Armata Pietro Serino, la sua signora, il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, tutte le autorità civili e militari presenti, i tanti amici dell'Accademia Militare. Saluto i familiari e gli amici di questi fantastici allievi, vero vanto dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Io, come voi, sono fiero di loro, di ognuno di loro. Poi saluto al piano superiore i familiari e gli amici delle 52 bellissime debuttanti che con grande determinazione hanno voluto realizzare un loro sogno. Questa sera non sarà una serata sfarzosa, non sarà una serata opulenta, sarà una serata sobria, come il periodo ci impone, ma sarà una serata di condivisione, condivisione dei sogni realizzati e, come vedrete, la condivisione dei 2 lunghi e intensi anni vissuti da questi fantastici allievi all'interno di queste mura. Quindi, di nuovo, benvenuti a tutti e buona serata di gala. Grazie davvero, comandante, per le belle parole che ci ha dedicato. Ma ora partiamo subito con uno dei momenti più significativi di questa serata. Fra pochi istanti, infatti, in questa splendida cornice, proprio qui nel cortile d'onore, si svolgerà il tradizionale ballo delle debuttanti.
accompagnate da 14 coppie di cadetti, 38 ragazze al fianco degli allievi ufficiali del 202° corso onore, debutteranno ufficialmente in società. Prima però di tuffarci nel passato, desideriamo fare un breve cenno della storia del ballo debuttanti. Nasce, pensate, nel XVIII secolo. È un evento tradizionalmente legato all'ingresso delle ragazze in società e affonda le proprie radici nelle consuetudini delle classi nobiliari europee. In Italia questa tradizione viene perpetuata dagli allievi ufficiali dell'Accademia Militare di Modena, eredi della Regia Accademia di Torino. Il ballo delle debuttanti suggella infatti non solo l'ingresso formale in società delle giovani fanciulle, ma anche, e molti di voi lo sanno bene, il conto alla rovescia che porterà fra 100 giorni i nostri allievi a indossare la stelletta da ufficiale. Mappi 100, infatti, in dialetto piemontese significa solo più 100 giorni alla nomina da ufficiale. E allora, signori e signori, preparatevi davvero a fare un tuffo nel passato. Siamo proprio curiosi di assistere a questo ballo d'altri tempi. Lasciamo ora il palco ai nostri giovani che si presenteranno al comandante dell'Accademia di Modena. Thank you.
Siamo pronti allora per iniziare con l'allievo ufficiale Guglielmo Bicario e la signorina Beatrice Centanni. L'allievo ufficiale è Bruno Luigi Pavone con la signorina Valeria Roncaccioli. L'allievo ufficiale è Ciro Itto con la signorina Maria Lucrezia Mantovani. L'allievo ufficiale Fabio Trinetti con la signorina Beatrice Zaccherini. L'allievo ufficiale Cesare Vivio con la signorina Giuliano. L'allievo ufficiale Gabriele Cucureddu con la signorina Aurora Paganelli. L'allievo ufficiale Matteo Mancini con la signorina Milena Longagnani. L'allievo ufficiale Edoardo Bucciantini con la signorina Lucia Baccarani. L'allievo ufficiale Mario Bucci con la signorina Lisa Vincenzi. L'allievo ufficiale Marco Cutarelli con la signorina Martina Pergreffi. L'allievo ufficiale Alfonso Fabio Mitilini con la signorina Elisabetta Marino. L'allievo ufficiale Sebastiano Tizzi con la signorina Serena Aderai. L'allievo ufficiale Samuele Cherchi con la signorina Sofia Verona. L'allievo ufficiale Michelangelo Raddato con la signorina Claudia Palumbo. L'allievo ufficiale Fabio Colonna con la signorina Claudia Maggio. L'allievo ufficiale Loris Baccaloni con la signorina Eleonora Storani. L'allievo ufficiale Matteo Incelli con la signorina Barbara Troncone. L'allievo ufficiale Antonio Fabiani con la signorina Anna Chiara Lusito. L'allievo ufficiale Alfredo Maria Gentilini con la signorina Ilaria Francesca Pallotti. L'allievo ufficiale Francesco Masuzzo con la signorina Giorgia Capra. L'allievo ufficiale Pietro Di Vuolo con l'allieva ufficiale Matilde Cantoni.
l'allievo ufficiale Marco Pizzo con l'allieva ufficiale Felicia Gionti. L'allievo ufficiale Nicola Scalciano con l'allieva ufficiale Rebecca Tommasi. L'allievo ufficiale Danilo Quinci con l'allieva ufficiale Alessia Moscuzza. L'allievo ufficiale Giuseppe Ciampi con l'allieva ufficiale Sofia Agostini. L'allievo ufficiale Niccolò Recchi con l'allieva ufficiale Alessandra Basta. L'allievo ufficiale Enrico Coppola con l'allieva ufficiale Cinzia Diener. L'allievo ufficiale Stefano Papasidero con l'allieva ufficiale Maria Giraldi. L'allievo ufficiale Danilo Pavone con l'allieva ufficiale Emanuela Ianni. L'allievo ufficiale Lorenzo Milani con l'allieva ufficiale Giulia Mangialavori. L'allieva ufficiale Andrea Gervasio con l'allieva ufficiale Tasmin Boatkiri. L'allieva ufficiale Matteo Serafini con l'allieva ufficiale Chiara Spazzani Brunella. L'allievo ufficiale Sasha Palanca con la signorina Melissa Domi. L'allievo ufficiale Leonardo Lucchese con l'allievo ufficiale Sara Faraglia. Ufficiale Edoardo Paderno con l'allievo ufficiale Elena Massobrio. L'allievo ufficiale Francesco Pavan Bernacchi con la signorina Erika Costantino. L'allievo ufficiale Roberto Recchia con la signorina Alessia Antonella Garippo. L'allievo ufficiale Andrea Scaramozzino con la signorina Francesca Negrini. L'allievo ufficiale Andrea Sargentoni con la signorina Sofia Buccelli. L'allievo ufficiale Salvatore Salerno con la signorina Maria Cesario. L'allievo ufficiale Gabriele Cazzeta con la signorina Veronica Selmini. L'allievo ufficiale Davide Righetto con la signorina Eleonora Cavazzoli. L'allievo ufficiale Edoardo Marinone con la signorina Camilla Quintarelli. L'allievo ufficiale Gennaro Sorrentino con la signorina Silvia Andreucci.
l'allievo ufficiale Stefano Scafi con la signorina Sara Melchionna. L'allievo ufficiale Antonio Passaro con la signorina Maddalena Passaro. L'allievo ufficiale Filippo Gorelli con la signorina Alessia Fontana. L'allievo ufficiale Vincenzo Savinelli con la signorina Silvia Ladurini. L'allievo ufficiale Simone Tarabella con la signorina Martina Mutti. L'allievo ufficiale Pierluigi Masucci con la signorina Elena Pellacani. L'allievo ufficiale Marco Quintarelli con la signorina Giulia Di Lorenzo. L'allievo ufficiale Edoardo Di Nunzio e la signorina Vittoria Giannini. Bene, ed ora invitiamo le autorità ad ammirare con gli ospiti tutti il gran ballo delle debuttanti. Ah. I cavalieri invitano la loro dama prendendo posizione per la prima danza, la quadriglia. Sarà danzata sulle musiche della quadriglia Debut di Johann Strauss, figlio, opera 2. Thank you.
cavalieri invitano la loro dama prendendo posizione per la contraddanza. Verrà eseguita sulla musica di Joseph Strauss, La vita parigina. Cavalieri invitano la loro dama prendendo posizione per la marcia figurata, che sarà eseguita sulle musiche di Johann Brahms, la danza ungherese.
Cavalieri invitano la loro dama prendendo posizione per il valzer figurato Fogli del mattino di Johann Strauss figlio. Bene, cavalieri, la vostra dama, è giunto il momento del valzer del generale comandante. Prendiamo posizione.
Un grande applauso, bravissimi, bravissimi davvero, che grande emozione. Bene, signore e signori, dopo questi meritatissimi applausi indirizzati a queste emozionatissime ragazze e i loro cavalieri, permettetemi di ringraziare il maestro Fabio Mollica, che invitiamo a salire qui sul palco. Ringraziare il suo staff che con pazienza, impegno e determinazione ha seguito la minuziosa preparazione di questi giovani. Buonasera maestro, ben trovato, è sempre un piacere. Grazie. E sono io che devo ringraziare l'Accademia Militare, il generale comandante, tutta la linea di comando, naturalmente devo ringraziare voi. Siete stati bravissimi, ve lo dico con serenità. Mi hanno dato il microfono, lo utilizzo per un secondo. Allora, in genere io insegno, ma vi assicuro che voi mi avete insegnato tanto e io da voi ho imparato moltissimo, perché siete stati bravissimi. Non bravissimi a imparare le danze, quelle si imparano. Siete stati bravissimi come una ACES e questa era la cosa fondamentale. Il risultato era quello. Ce l'avete fatta, ce l'abbiamo fatta, quindi grazie. Bene. Grazie maestro. Ringraziamo allora tutte le coppie di dame e cavalieri che ci hanno consentito in questo momento di fare questo bellissimo tuffo nel passato, suggellato dall'atmosfera e da questa bellissima coreografia di luci del nostro Palazzo Ducale. E dopo questo straordinario momento di apertura, con il gran ballo delle debuttanti, possiamo dare ufficialmente il via alla cena di gala.